Questi giorni abbiamo assistito alle cronache nazionali, intercettazioni e ipotesi di raccomandazioni. Altre cronache raccontano di nepotismo. Che idea si è fatto lei di queste cose, prima ancora di dirmi che cosa invece vorrà fare lei? Ecco, qual è l'aggettivo qualificativo che usa quando sente e legge queste cose? Guardi, io credo che bisogna distinguere, francamente, fra le notizie e i veleni, anche la spazzatura. Credo che molte delle cose che sono state dette sulla facoltà di medicina appartengono alla categoria della spazzatura, perché credo che quello che comunque deve caratterizzare il nostro operare sono le valutazioni di qualità e di merito. E quindi bisogna vedere se il figlio di qualcuno che è diventato professore lo meritava oppure no. Questo è il punto fondamentale da verificare. Certo, nei nostri comportamenti personali dobbiamo essere, come dire, veramente irreprensibili. È un momento di crisi, di difficoltà in cui il rispetto delle regole, anche di tipo etico, non necessariamente di tipo giuridico, è una questione fondamentale. E mi permetto di pensare che se l'Ateneo fosse più trasparente, meno opaco di quanto non sia stato negli ultimi anni, certe cose sarebbero state francamente impossibili. Il giudizio su quello che si è letto nei giornali, io penso che non ci deve essere commistione fra potere politico e università, che l'università deve mantenere la propria autonomia nei confronti della politica e delle istituzioni, rapporti con tutti, però sempre in autonomia. Per quanto riguarda le problematiche riguardanti i nomi, lì è stata fatta anche una legge di recente, con la legge Gelmini, che impedisce certe cose, però certamente se io andrei a vedere i meriti e le qualità, perché non vorrei fare di ogni erba un fascio. E quindi se c'è predisposizione per un figlio nel fare quella che può essere la professione del padre, però bisogna poi attentamente vagliare quali sono le modalità per l'ingresso dei figli e la progressione poi in carriera dei figli nell'ambito dell'istituzione. Quanto è probabile però che tutti questi figli siano tutti meritevoli? Io non indovino, non lo faccio, perché sennò non sarei qui di fronte a lei, quindi sono giudizi che io assolutamente non mi sento di dare. Invece sulle raccomandazioni? Sulle raccomandazioni lei non dovrebbe neanche chiedere ad un professore universitario che cos'è la raccomandazione, perché gli studenti devono essere tutti allo stesso livello di fronte al professore e di fronte alla valutazione. Io credo che su questo due considerazioni. Primo, che ci deve essere una completa autonomia fra potere politico e università, quindi nessun tipo di collateralismo, di vicinanza, di prossimità che non sia quello istituzionale, quindi nessun rapporto che non sia legato ai rapporti istituzionali. Seconda cosa, per quanto riguarda tutto il nepotismo, gli esami e quant'altro, deve essere chiaro che l'unico criterio con cui l'Università di Perugia si faranno progressioni di carriera, l'unico criterio con cui si lavora e quindi supera anche gli esami è la qualità, quindi agli studenti devono sapere che il rettore garantirà che sarà il loro impegno a fare superare l'esame, come per tutti. I docenti ugualmente avranno la chiara consapevolezza che soltanto con il lavoro, con la ricerca, con la didattica di qualità che potranno mirare a superare i vari concorsi e quindi a fare carriera dell'università. Però un aggettivo qualificativo non l'ha espresso su quello che ha letto. Ma io credo che di fronte alle cose lette uno resta decisamente sdegnato per vedere che certe cose... Però prima di esprimere un giudizio effettivo io vorrei sapere gli aspetti penali della cosa, quindi lasciare ai magistrati indagare sugli aspetti penali della cosa. Ma sicuramente è un aspetto estremamente negativo per le persone, negativo per l'istituzione, per tutta l'università. È sicuramente un comportamento eticamente non corretto e va censurato sicuramente. E cosa si può fare? Sicuramente è non sottovalutare fatti non consoni al comportamento dei docenti e degli studenti e utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per in qualche modo ripristinare, qualora ci fosse bisogno, un comportamento etico di tutti. Il termine che vorrei usare è etica, passione ed impegno. Vede, io vorrei sottolineare che al di là di quello che trovo più o meno sui giornali, che il nostro Ateneo è un insieme
di una comunità fatta per la maggior parte di tante persone per bene che oggi, sia pure a fatica, lavorano con passione in quello che credono. E il primo investimento dovrà riguardare queste persone. Quanto più questa università sarà autorevole, tanto più sarà in grado di essere autonoma dalla politica. Ma vedete, autonomia non è autarchia, autonomia ha anche un valore positivo. Significa riuscire a condividere, a costruire, non solo con le istituzioni locali, con l'università per stranieri, col conservatorio, con l'accademia, una strategia comune. Io sono convinto che noi abbiamo dentro il nostro percorso possibile degli elementi unici nel contesto universitario nazionale. Dovremmo essere bravi insieme di rilanciarlo. Uno di questi è la nostra eticità, l'eticità di tante persone che vanno dal personale amministrativo ai nostri studenti, ai nostri colleghi, che sono delle persone per bene. Vorrei parlare di questa università e vorrei che fra qualche anno si scrivesse che siamo tra le migliori università del mondo.